almeno 13 i colpi messi a segno nei mesi scorsi tra il centro e il nord Italia. Una coppia di cittadini stranieri, una donna di nazionalità sudamericana ed un uomo di origine algerina, sono infatti finiti in manette con l'accusa di aver messo in piedi una serie di furti all'interno di centri commerciali, outlet, aeroporti e stazioni di servizio. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica Fiorentina, sarebbe partita a seguito di un furto di un bagaglio presso l'aeroporto Vespucci di Firenze. Dopo una serie di indagini, l'attenzione degli agenti della Polizia di Frontiera di Firenze si è così concentrata sugli spostamenti dei due cittadini, rispettivamente di 54 e 45 anni, attraverso l'analisi delle immagini estrapolate dai circuiti di sorveglianza dei luoghi dei furti. Uno degli ultimi colpi riguarda infatti un borseggio avvenuto lo scorso novembre all'interno di un bar di un outlet nella zona di Reggello, ripreso dalle telecamere interne del locale. Come si vede dal filmato, i due malviventi, dopo aver individuato il potenziale obiettivo ad un tavolo, si siedono dietro a lui. Coperto da due giubbotti poggiati sul sedile, è possibile osservare come l'algerino avrebbe cercato nel giubbotto del malcapitato il portafoglio, riuscendo poi ad aprire la cerniera della tasca e ad estrarlo. Come hanno riscontrato gli inquirenti, l'area furtiva sarebbe stata consegnata dal borseggiatore alla complice, che a sua volta l'avrebbe presa e nascosta dentro la sua giacca, per poi lasciare poco dopo il locale con un bottino di circa 500 euro in contanti. Per i due è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A casa del cittadino algerino, che si trova adesso nel carcere di Sollicciano, gli agenti hanno sequestrato denaro contante, valigie, abiti firmati, un notebook e altri oggetti ritenuti tutti guadagno dei loro furti. Una giornata per fare il punto sulla digitalizzazione dei servizi e lanciare strategie tecnologiche concordate fra istituzioni, cittadini, imprese, università. È Toscana Digitale, l'iniziativa che si è tenuta a Firenze tra il Teatro della Compagnia, Palazzo Panciatichi e Palazzo Bastogi e alla quale hanno partecipato circa 150 persone, fra cui il presidente di ANCI Toscana Matteo Biffoni e l'assessore regionale Sistemi Informativi Vittorio Bugli, fieri di una Toscana in cui la banda larga copre ormai il 99% del territorio. Abbiamo da fare ancora molto, però a questo punto l'infrastruttura c'è e bisogna domandarsi quindi come fare a sfruttare al meglio le nostre potenzialità per il futuro. E verso il futuro si pone proprio Toscana Digitale, con l'avvio di un percorso che punta a costruire una comunità in grado di affrontare le sfide della tecnologia, a partire dalla sinergia fra ANCI e Regione. E noi ci rendiamo conto che le risorse, le potenzialità, le capacità anche economiche che la Regione può mettere in campo servono ai comuni, ma che poi i veri portatori di innovazione, la capacità di discutere, di disquisire con solo che sono esigenze del territorio sta ovviamente nei palazzi comunali. Altri incontri su questi argomenti si terranno nei prossimi mesi, per poi uscire con l'agenda digitale toscana, che scandirà impegni e tempi in materia di innovazione, infrastrutture e crescita tecnologica. Una rete regionale di servizi per aiutare le persone senza una casa, per contrastare situazioni di grave marginalità, andando verso percorsi di inserimento sociale, abitativo e lavorativo. Questo è il progetto della Regione Toscana finanziato dal governo con 1.700.000 euro. In Toscana, secondo i dati Istat, sono 3.500 le persone senza fissa dimora. Un modo per dare una mano alle amministrazioni comunali ad affrontare il tema dei senza tetto. Quindi occupandosi in prima battuta proprio della possibilità di avere un posto per dormire al sicuro dal freddo e da tutti i pericoli che esistono vivendo per la strada e nello stesso tempo anche di dare opportunità alle amministrazioni di costruire luoghi dove queste persone possano essere ricoverate. Il progetto riguarderà 9 comuni capoluogo: Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena e Arezzo. Firenze, invece, in quanto città metropolitana, beneficia da parte del Ministero di un finanziamento specifico. La rete regionale per l'inclusione si va ad unire all'accordo siglato tra Regione e grandi stazioni per creare servizi di ascolto e di prima accoglienza per i senza fissa dimora nelle stazioni ferroviarie.